Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi e Soluzione. Oggi ragazzi rispondo ad un signore di Parigi il quale mi chiede: dottore, ma l'acufene si può eliminare con l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola? Perché ho letto, ho visto, ho brigato, anche se a me ce l'ho da 16 anni, non ho mai ottenuto nessun beneficio con le cure, perché dicono che cura non esiste. Bene, l'ipnosi DCS vera e professionale, ragazzi, intanto non è una cura, cura soltanto il tuo medico, il tuo specialista della salute, a cui devi sempre rivolgerti, ok? Perché né il sottoscritto né i miei associati, anche se sono medici dell'Associazione Ipnologia Sociale di Los Angeles, psicologi, psicoterapeuti, non facciamo né diagnosi né terapie né curiamo, perché questa è responsabilità unica del tuo medico. Detto ciò, premesso tutto ciò, se a te t'hanno diagnosticato un acufene, quindi un problema, fischi nelle orecchie, ce l'hai da tanti anni, le hai provate tutte, zero risultati, oppure un altro problema anche inimmaginabile a cui qualche guru ti ha detto non c'è niente da fare, devi convivere perché loro non hanno una soluzione, non significa che tu non possa uscirtene da solo con discipline alternative, anche con l'ipnosi DCS vera professionale. Io parlo per le mie esperienze personali della mia associazione Ipnologia Sociale di Los Angeles Beverly Hills. Con un solo Audi MP3 DCS dal titolo No Acufene tu puoi anche, non è detto, ma anche arrivare al 100% della soluzione del tuo caso, come arte di magia, arte di miracolo, arte di incanto, chiamala come vuoi, ma sempre la magia e il miracolo della tua stessa mente, perché l'ipnosi vera e professionale riconosciuta come medicina alternativa nel 1958 dall'Associazione Medica Mondiale e dalla Chiesa con Papa Pio IX nel 1847, per cui a tutti i santi crismi, poi che anche nello stesso mondo dell'ipnosi vera e professionale non tutti fanno tutto, perché è importante condizio qua non nella suggestione, cioè le parole che si devono dire, non perché si hanno effetti collaterali, secondari, perché tu ascolti dalla mattina alla sera la TV, i social, il cellulare, la radio e quant'altro, gli amici, i parenti, per cui anche nell'ipnosi sono solo parole, però le parole devono essere create ad arte, ad hoc, c'è uno studio, e per quanto riguarda le mie parole, le mie suggestioni hanno quasi un secolo di esperienza, perché io provengo dall'associazione, faccio parte dell'associazione Ipnologi Associati di Los Angeles Beverly Hills, del professor, grandissimo professor dottor Michelangelo Garai, un grandissimo poco conosciuto in occidente dell'ipnosi vera e professionale, della dottoressa Rina Brunini, che nel 2008 la dottoressa Rina Brunini salvò mio padre da un ictus fulminante, ma ripeto, l'ictus si può traslare anche all'acufene, anche se sono due cose diverse, alla fibromialgia, ai dolori cronici e chi più ne ha più ne metta, a cui il medico di fiducia e molti specialisti a cui portai mio padre dicevano non c'è nulla da fare. E aggiungo, neanche nello stesso mondo dell'ipnosi, avendo scritto migliaia di mail in tutte le lingue, perché io all'epoca ero un ipnotista autodidatta nel 2008, tutti mi risposero, anche medici che utilizzavano l'ipnosi molto blasonati, non c'è nulla da fare per suo padre, per l'ictus, perché non c'è nessun caso nel mondo di persone ammalate di ictus trattate con l'ipnosi vera e professionale, non l'ipnosi fuffa, l'ipnosi paura, l'ipnosi da spettacolo, l'ipnosi da film, l'ipnosi che tu percepisci, che io percepivo come manipolatoria, manipolativa, da zombie, da stregonerie, tutte sciocchezze, ragazzi, ok? Per cui, riassumendo, sto signore di Parigi, io dico il peccato, non il peccatore, la privacy viene prima di me stesso, delle persone, per cui non ti preoccupare, e credo che a Parigi o in un'altra parte del mondo ci sono miliardi di persone con lo stesso problema. Questo signore è 16 anni fa e per la prima volta ebbe questi fischi, questi ronzii, questi sibili, questi rumori, questo acufene prima nell'orecchio destro e poi nel sinistro, perché in seguito ad un litigio con la moglie, la quale diceva hai perso il lavoro, adesso dobbiamo risparmiare, non bisogna più andare in vacanza, per cui lui
si costringeva a non ascoltare le parole della moglie. Ogni tuo desiderio è un ordine, dice il genio della lampada di Aladino, che è il tuo subconsciente, il tuo pilota automatico, ok? Per cui, forzandosi a non ascoltare, a non accettare, perché una parte della sua mente diceva sì, ha ragione mia moglie, l'altra parte invece voleva andare in vacanza, lui ascoltava il suono delle cicale, perché le cicale sono, no, degli insetti, diciamo, tipici estivi, e che gli ricordavano quel periodo bellissimo a cui lui purtroppo non poteva più permettersi il lusso di andare in vacanza per un discorso economico. Se osservi dalle mie parole dove nasce un problema irrisolvibile, ma anche la malattia, dal francese maladie, il maladie, che cosa ha detto il male, nasce da un'emozione negativa del tuo passato, nasce da una... i due ceppi sono rabbia e paura, ragazzi, poi da cui si declinano i sensi di colpa e compagnia bella. Ora, come fare per uscirsene? Benissimo, le cause, benissimo, tutto. Come faccio ad uscirmene? Te ne esci con lo stesso sistema, cioè o da solo, iniziando a lavorare qua dentro da solo, ma è lunghissima la strada ed è un po' difficile da soli, oppure presso un professionista dell'ipnosi vera professionale della tua zona, perché il sottoscritto al momento ha sospeso le sessioni online di ipnosi DCS vera e professionale, come la definisco io, oppure con un audio, inizi con un audio, iniziare con un audio e tu vedrai un sollievo incredibile, poi in percentuale può andare anche all'80% e in molti casi anche al 100% del tuo problema, dipende sempre dalla tua mente, perché dentro di te c'è la causa e la soluzione. Il sottoscritto ha... molte persone hanno provato gli audio MP3 DCS vera e professionale con la V maiuscola, sono quelli che ci hanno messo un anno secondo, quelli che ci hanno messo, in media mettono 30 giorni, altri mettono ancora di più, però se seguono la lettera e l'istruzione prima o poi la goccia fora cava la roccia, ma devi continuare. Poi se vuoi accelerare il tutto prendi altri audio, li metti insieme, fai una specie di cartella unica, li fa girare tutti insieme, oppure come ti regoli te, prima un giorno uno, un giorno l'altro, però la perseveranza, ragazzi, una cosa è certa, se tu continui, se tu credi nel potere della mente, prima o poi succede. Il metodo DCS, l'ipnosi DCS, fa il caso di chi non vuole l'aiuto, di chi non vuole essere aiutato, né online, né offline, né andare da qualche guru, niente di niente di niente, ok? Con il mio metodo tu puoi farcela. E la condizione sine qua non sono sì parole, ma le parole devono essere create ad arte, ad hoc, non tutti sono artisti, tutti sanno dipingere, fare il disegnino, ma non tutti sono artisti, per cui attento quando vai da qualcuno, devi sempre chiedere, perché chi domanda comanda. Fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni. Non ti fermare a chi ti dice non c'è nulla da fare, perché loro parlano giustamente delle loro soluzioni, di quello che loro affrontano ogni giorno, ok? Ma il fatto che non ci sia nulla da fare non significa che tu non possa uscirtene, questo devi dirti, ma anche situazioni gravissime, impossibili, non devi fermarti al guru di turno che dice devi accettare, convivere, comprendere, restare con quella cosa brutta per tutta la tua vita. Non credere, fidati, io non mi sono arreso e grazie a Dio ho salvato mio padre, che è campato altri 10 anni zoppicando con il bastone, però è campato. Eppure i guru di turno dicevano non c'è nulla da fare. Mio padre per quasi 2 anni stava nel letto con piaghe di decubito e una depressione cronica incredibile, vegetando come un peso morto, una larva. Per cui di cosa stiamo parlando? E se il sottoscritto con la dottoressa Brunini, con l'ipnosi di CS vera e professionale, ha salvato suo padre online, colpito da un ictus veramente gravissimo, tu pensi che le altre cose siano più gravi o meno gravi? O si possono risolvere? Poi, come San Tommaso, io ho replicato questo metodo, le suggestioni, eccetera, su centinaia e centinaia di persone vicino a me e lontane da me in tutto il mondo, per cui ti posso dire che funziona, ok? Io sono come San Tommaso, se non tocco, se non vedo, non credo. E anche chi dice, dottore, sono passati 6 giorni, 30 giorni, 25 giorni, sì, mammi, mammu, però mi sono sentita veramente molto rilassata, molto rilassato. A prescindere adesso dall'audio che scelgono, perché ogni audio risolve un problema alla volta, tu li puoi mettere insieme, risolvono più problemi, lavorano su più fronti, su più angoli. Bene, ti posso garantire che uno non si rilassa se non c'è qualcosa dentro quelle parole, ok?
Tu immagina uno va in una spa per un rilassamento e si gioca 200-300 euro, per non dire 1000, tra virgolette, per farsi fare un bel massaggio mente-corpo. Per cui bisogna continuare, perseverare, insistere. Una cosa è certa, se tu perseveri, non è oggi, è domani, scatta la molla e sarà la persona che tu stai cercando di aiutare che verrà da te a chiedere più aiuto. E funziona, funziona rispetto a non fare nulla e a rassegnarti al destino, perché quella persona non verrà mai da te e peggiorerà di volta in volta sempre di più. Va bene? Fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis. Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, visita la mia fanpage Ipnosi Autoipnosi del dottor Claudio Saracino. Iscriviti a questo canale YouTube, commenta, condividi con amici e parenti, perché può essere quella chiave, quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita, come è successo a me nel 2008, che da studente lavoratore senza una lira in tasca oggi do lavoro a centinaia e centinaia di persone nel mondo, e non lo dico per vantarmi, attenzione, che cosa fa questa, e in più l'ipnosi DCS vera e professionale, perché io mi autoipnotizzo H24 dal 2008 a oggi, in base alla bisogna, per cui se lo faccio io, lo fanno centinaia e centinaia di miei conoscenti, persone in tutto il mondo, perché non lo puoi fare anche te? Tu considera che ho aiutato genitori con figli anche di 4 anni, oppure con nonni di 90 anni, che non partecipavano, che non ti seguivano, che non scendevano ruscelli, montagne, niente, niente. Ok, per cui seguimi e capirai il perché, oppure vai sul mio sito internet e capirai più che un perché. Poi ricordati, se hai un perché forte, il come lo trovi. Ok, e seguimi anche su Instagram e Twitter, benessere, ipnosi, soluzione DCS, il dottore Claudio Saracino. Alla prossima, un bacio, un abbraccio.